È allucinante la cosa, ma è così. E l'acqua si può toccare, è assolutamente fredda, anche dove bolle. Adesso vi faccio vedere. Guardate, qua sta bollendo. È freddissima, è ghiacciata. Ciao mondo e benvenuti in un nuovo video. Allora, vedete dove sono? In un'immensa distesa bianca. Questo, dove mi trovo adesso, è il Salar de Uyuni, il deserto di sale più grande del mondo. Stiamo parlando di una superficie di quasi 11.000 km quadrati. Siamo in Bolivia e nello specifico nella sua zona sud-ovest, a 3.800 metri di altitudine. In questo luogo si può davvero respirare l'immensità dello spazio, si è veramente piccoli così. È un luogo che vi consiglio assolutamente di visitare, come tutto il Sud America, come tutte le Ande, ma questo in particolare è veramente pazzesco. Ma prima di andare al deserto di sale, Salar de Uyuni, uno stop d'obbligo, ed è in questo cimitero di treni. A due passi da Uyuni proprio, sembra di essere dentro il film Mad Max. Questa ferrovia collegava Cile, Bolivia e Argentina. Potosí era il fulcro centrale di questa industria mineraria. E quindi questa ferrovia è ancora funzionante, solo che è molto più in disuso rispetto al passato. E questi treni sono rimasti qua perché era una sorta di officina a cielo aperto, e essendoci poche precipitazioni, poca umidità, si conserva bene, si conservano bene lo stesso, e sono qua da tantissimi anni. Atmosfera davvero surreale e suggestiva. Luogo spettacolare per foto super instagrammabili. Allora, il Salar non è solamente un luogo turistico, ma è anche una ricchezza per la Bolivia. In che termini? Allora, si possono estrarre dei veri e propri blocchi di sale come questo, e questi blocchi sono utilizzati nell'edilizia. Vengono costruiti edifici in sale. Eccolo qua, ve lo faccio vedere, guardate, venite con me. Guardate. Questo edificio è fatto con i blocchi di sale. Sicuramente la temperatura interna è abbastanza fredda, però fa bene anche al corpo stare in edifici fatti col sale. Infatti, nelle spa ci sono le stanze di sale. Adesso vi faccio vedere come viene lavorato il sale per essere poi utilizzato come sale da cucina. Ecco qua, questa è una specie di, non forno, però è il luogo dove viene fatto seccare il sale. Poi da qua viene spostato qui per raffreddarsi. Dopo che è stato raffreddato, viene lavorato in questa macchina dove viene aggiunto lo iodio e diventa sale fino. Eccolo qua. Il sale confezionato sono i souvenir più frequenti, più utilizzati e più venduti qui al Salar de Uyuni. Quanto dura tutto questo processo? Circa 4 ore. Vengono processati 5.500 kg da ogni singola persona al giorno. Una falsa credenza è che questo sale venga esportato. Solamente in minima parte viene esportato. I paesi vicini, Cile, Brasile e Argentina, hanno anch'essi il loro salar. E poi soprattutto hanno anche il sale estratto dal mare, quindi non da questi deserti di sale. Io nel dubbio comunque ne ho portato a casa un po'. Là in fondo. Camminare qua è assolutamente incredibile, incredibile. Sembra una distesa di neve, ma è un deserto di sale. Provate anche solo a immaginarlo. Non si riesce a vedere la fine. Qui ci sono i ragazzi. È incredibile la vastità. Questo deserto di sale nasce dal prosciugamento di diversi laghi salati preistorici. Da qui infatti la quantità di sale, perché pensate che c'è più di 1,5 metri di sale. Ipercompatta al punto tale da essere usata anche nella costruzione di edifici. Infatti non è raro trovare qui degli alberghi costruiti con mattoni di sale. La cosa è veramente molto molto particolare. Questi sono gli ojos del Salar, ovvero gli occhi del Salar, e sono praticamente delle piscine naturali, ma di acqua fredda, che però sembra ribollire. L'effetto di queste bolle è dato dalle vibrazioni delle macchine qua vicino. Provate. È assolutamente fredda, anche dove bolle. Adesso vi faccio vedere. Qua sta bollendo. Incredibile sta cosa.
La cosa bella e che ha reso famoso anche questo deserto è il fatto che si possa giocare con le prospettive. Cosa ci fanno dei dinosauri, delle birre, King Kong qui? Adesso ve lo mostro perché. Questo deserto, grazie ai giochi di prospettiva, vi permette di scattare delle foto davvero divertenti e sono sicuro che l'avete già vista qualcuna nelle vostre bacheche Instagram. Qui c'è il simbolo della Parigi-Dakar che tra il 2014 e il 2018 per 5 edizioni è passata qua. E devo ammettere che vedendo questa distesa bianca viene una gran voglia anche a me di venire qua col Defender e correre su questo deserto, è veramente pazzesco. Qual è il periodo migliore per visitare il Salar d'Uyuni? Ecco, qua si apre un certo dibattito, nel senso che in questo momento è la stagione secca. Dal mio punto di vista è la migliore per una semplice ragione, perché c'è sempre il cielo azzurro. Da novembre a marzo invece c'è la stagione delle piogge, questo sottilissimo strato d'acqua che ha l'effetto specchio, che è meraviglioso, però nella stragrande maggioranza dei giorni il cielo è nuvoloso e quindi per me il periodo migliore è nella stagione secca. Poi noi con Sivola ci andiamo sia nella stagione secca che in quella delle piogge, quindi a voi la scelta. Guardate queste forme, sono veramente incredibili. Come si formano questi esagoni? Che vabbè, non sono esagoni perfetti, ma similari. Allora, praticamente quando c'è la stagione delle piogge umida, il salar si espande. Quando arriva la stagione secca, si contrae e si creano delle sorte di fratture dettate dalla spinta di questo essiccamento praticamente. E la cosa incredibile è che queste croste sono tipo umide e salate, ovviamente. Questo succede per la capillarità che c'è sotto, cioè un territorio che è vivo, e l'abbiamo visto prima con le vibrazioni che facevano gorgogliare l'acqua. Lo stesso qua, queste croste che si formano. A rendere ancora più speciale questo posto, beh, cosa manca? Mangiare bene, no? Sì, com'è raga? Ottimo, ottimo. Vi portiamo in brutti posti? No. Ah, ok, perfetto. Se si viene qua bisogna tener conto della escursione termica. Infatti adesso mi vedete in maglietta, beh, sotto una maglietta termica, sopra una maglietta di cotone, ci saranno 16-17 gradi circa. Però è l'ora di pranzo, sono le 2 del pomeriggio, qua di notte in questo periodo a giugno scende anche a meno 10, quindi escursione termica veramente, veramente, veramente alta. Munitevi di berretta di lana, poncio oppure semplicemente un piumino. Il Salar d'Uyuni non è solamente un deserto, perché al suo interno ci sono 32 isole. Isole come questa dove mi trovo adesso, che si chiama l'isola di Inca Wasi, ovvero Casa dell'Inca. Sono isole vulcaniche, sono spettacolari anche queste, sono raggiungibili solo nella stagione secca. E la particolarità di queste isole sono ovviamente questi cactus giganti che vedete dietro di me. Sono cactus veramente grandi, non sono solo della Bolivia perché li troviamo anche in Arizona, solo che la differenza è questa: in Arizona crescono da 7 a 12 cm l'anno, questo perché ovviamente c'è più umidità, c'è più pioggia e c'è più nutrimento anche nella terra. Qui crescono da 1 a 2 cm l'anno. Cosa si può dire di questo posto? Non si trovano nemmeno le parole per descriverlo. È un luogo che ovviamente è nell'immaginario di tanti viaggiatori, è un sogno per alcuni, è un'emozione poter essere qua oggi in questo momento, questo cielo azzurro, questa distesa infinita bianca, è veramente, veramente senza senso. Qui da Salar d'Uyuni, da questo luogo magico, è tutto, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, se ti è piaciuto metti un bel like, lascia un commento e se ti va iscriviti pure al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!